ECMA 2021, siamo allo stand di Triumph. Triumph, come sempre ad ECMA, gioca d'anticipo, inizia già a svelare le sue principali novità. Tra queste c'è senza alcun dubbio la Tiger Sport 660, un nome, Tiger Sport, che ritorna sulle carene di una moto made in Hinckley. La base tecnica la conosciamo, è quella validissima della Trident 660. Ovviamente c'è stata qualche opportuna modifica, ma il motore, per esempio, è lo stesso. Abbiamo la stessa forcella Showa a sedili rovesciati, non regolabile. Impianto frenante Nissin, doppio disco all'anteriore, ovviamente ABS. Pneumatici entrambi da 17. Torna una vera crossover stradale nella gamma di Triumph, con entrambe le ruote 17. Pneumatici adatti al turismo, i Michelin Road 5, luci full LED, dotazione tecnologica assolutamente di livello considerando il segmento, perché alcune sue competitor, possiamo fare anche i nomi se volete, tipo la Tracer 7 di Yamaha, non hanno la ricchezza di dotazione che ha la Tiger Sport 660, su cui infatti troviamo ad esempio il Ride by Wire, diversi riding mode, il controllo di trazione che è escludibile. Ma diamo giusto un ripasso sui numeri del tre cilindri, primo in questo segmento. Allora, il 3 in linea inglese da 660 cm3 è capace di 81 cavalli a 10.250 giri al minuto e 64 Nm di coppia a 6.250 giri al minuto. L'erogazione promette tanta corposità ai medio-bassi regimi, infatti secondo Triumph già a 3.600 giri al minuto c'è il 90% di coppia erogata. Tornando un attimo sull'elettronica, una chicca che mi stavo dimenticando è che ovviamente come optional c'è anche la connettività Bluetooth e la possibilità di comandare tramite i comandi al blocchetto anche la propria GoPro. Infatti è una partnership che va avanti da anni. L'attitudine di questa moto, come vediamo guardando quella in colorazione blu qui a sinistra, è il viaggio. Tra gli optional infatti ci sono anche disponibili i paramani e delle comode e ben integrate valigie laterali rigide in tinta. Vi faccio vedere anche come si sta in sella. Provo a salire, questa qua con le borse mette a seria difficoltà la mia agilità, e voilà. Busto eretto, pedane in posizione centrale, setup abbastanza morbido. È vero che io peso e quindi schiaccio molto l'ammortizzatore, però diciamo che tutto è ben sotto controllo. Il parabrezza è regolabile facilmente anche con una mano, e questa è una chicca che piace molto a chi fa tanta strada in sella. La moto arriverà nei primi mesi del 2022 in Italia. Le colorazioni sono queste due che vedete, rossa oppure blu. Il prezzo è interessante, 8.995 euro, un po' più alto rispetto a alcune sue competitor dirette, ma come abbiamo detto la dotazione non è affatto male, anche più ricca. Dunque, che cosa ne pensate di questa nuova Tiger Sport 660? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, ma soprattutto come sempre sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!